Buonasera, buonasera e benvenuti. Nuova stagione di Bello Pedalare, il settimanale del mercoledì che si occupa di ciclismo a 360 gradi. Nuovo orario, ve ne sarete accorti, ore 22, format identico per quel che riguarda la durata. Andremo avanti fino a circa le 20 in studio, ma poi qualche novità che scopriremo mano a mano che andremo avanti con gli ospiti di questo primo appuntamento. Buonasera, benvenuto a Mauro Marroni per ciclismo Abruzzo. Buonasera. Buonasera a te e telespettatori. Buonasera anche a Dmitry Nikandrov, o Nikandrov, direttore sportivo della GM Europa Ovini. Buonasera. Buonasera Dmitry. Ciao. E buonasera, ben ritrovato al nostro opinionista Maurizio Formichetti. Buonasera, buonasera Maurizio. Buonasera, ben ritrovati tutti qua. Allora, intanto volevo segnalare ai telespettatori la possibilità in qualche modo di interagire con noi, perché lo trovate in sovrimpressione, il nostro indirizzo di posta elettronica bellopedalare@rete8.it è dedicato proprio a questa trasmissione. Potete scriverci anche nel corso delle altre giornate, non soltanto questa sera, e noi cercheremo per quanto possibile di rispondervi. Altro modo per interagire con noi, lo state vedendo in questo istante, il nostro profilo Facebook Rete 8 Sport, anche qui venite a trovarci. Un saluto in regia a Max Paciglio. Allora, comincerei dal presidente Marrone. Presidente, intanto sono già approntati più o meno tutti i vari calendari regionali, sia su strada, su pista, la mountain bike, che ha un calendario molto ricco, quindi insomma c'è molto da fare, no, in questa nuova stagione. Ci sarà sì, da fare. Come del resto ormai nelle ultime stagioni, Stiamo approntando il calendario. Quello mountain bike già un calendario ricchissimo con 30 eventi, poi anche il calendario delle categorie agonistiche su strada e quello su pista sono stati pubblicati, e i giovanissimi siamo ancora in fase di elaborazione delle ultime date, quindi ci saranno i soliti più di 100 eventi in Abruzzo di ciclismo giovanile, quindi anche quest'anno sarà una stagione ricca, una stagione che comincerà il 12 marzo e finirà a ottobre, ma poi ci sarà il ciclocross, quindi è una stagione come sempre, ripeto, impegnativa, che ci vedrà su tanti fronti, anche tanti eventi importanti, quindi sarà un anno importante per l'Abruzzo. Un anno importante con appuntamenti anche da sottolineare, con il classico Circoletto Rosso. Vogliamo anticiparne qualcuno? Poi ne parleremo nel corso della puntata e anche nelle prossime puntate. Quest'anno avremo, grazie anche a Maurizio, avremo tre Giri d'Italia in Abruzzo. Esatto. Sarà l'anno dei Giri d'Italia, perché oltre alla grande giornata del 14 maggio avremo a giugno due giorni... La tappa del Blockhouse, no? Sì, la nona tappa del centenario del Giro d'Italia. Sarà una tappa da ricordare sicuramente. Poi avremo il 14 e 15 giugno il Giro d'Italia Under 23 e il 5 luglio il Giro d'Italia femminile. Tra l'altro il Giro d'Italia Under 23 finirà proprio in Abruzzo, quindi sarà sotto riflettori proprio la nostra regione. Saranno le due tappe che di più decideranno la classifica. Le tappe regine, come si dice. E poi anche le donne, il Giro d'Italia donne, il 5 di luglio. Esatto. Perfetto, quindi insomma abbiamo dato così queste date, cominciate a segnarvele per quel che riguarda gli appassionati. Dicevamo della stagione agonistica, per voi della GM Europa Ovini è già iniziata da tempo, sia in Italia che all'estero. Vogliamo un po' così, Dmitry, ricordare, già in Italia avete iniziato con il Gran Premio Costa degli Etruschi, poi c'è stato il Leyweglia e poi le ultime gare, siete reduci dalle gare alcune gare in Francia. Sì, abbiamo cominciato da Costa degli Etruschi, la Leyweglia come hai detto tu, dove siamo stati, diciamo, questi due gare italiane protagonisti con sempre le fughe. Ecco, in particolare al Gran Premio Costa degli Etruschi c'è stata la fuga lunghissima del vostro Davide Pacchiardo, che è stato ripreso ultima salita, è andato forte, dopo c'eravamo Marco Tizza che è stato tutte e due gare davanti, purtroppo Eccolo è stato qui, vittima, Pacchiardo. Sì,
è vittima delle cadute, sempre con il gruppo di migliori, siamo stati protagonisti di tutte queste gare italiane. Abbiamo cercato pure alla Iguelia, dove è rimasto davanti sempre Marco Cizze, che puntiamo tanto. È stato vittima un'altra caduta dove ha rotto la clavicola, un po' di sfortuna ci sta. Un abbraccio allora per questo corridore. Però siccome, come si dice, un cagnaccio già sta in bicicletta dopo due giorni che hanno fatto operazione alla clavicola, ha messo la placca, già stava in bicicletta a fare rulli, esce in bicicletta, speriamo di ritrovarlo a Coppe e Bartoli. Senti Dimitri, a beneficio dei telespettatori, poi parleremo anche delle vostre corse in Francia, abbiamo anche delle fotografie da far vedere ai telespettatori, è cambiata, e quanto è cambiata la squadra rispetto all'anno scorso? È cambiata che non abbiamo adesso il Fortin, ci sta pure che avevamo l'anno scorso. È quindi non avete la punta di diamante, vogliamo dire così, è una squadra... Non direi punta di diamante, abbiamo più scelte, perché sì, siamo una squadra da dobbiamo essere in attacco, cioè abbiamo i corridori veloci, ma non sono velocisti puri, perciò dobbiamo, più la gara diventa dura, meglio per noi, che cerchiamo fughe da lontano, azioni, diciamo, più selezione da parte del gruppo, da parte dei corridori nostri. C'erano tattiche diverse, più spazio anche c'hanno noi ragazzi, che non dobbiamo tenere la corsa chiusa, tra virgolette, quando abbiamo possibilità alle gambe. È una squadra all'attacco, che dobbiamo cercare di vincere qualche corsa così, con attacchi da metà corsa in poi, e poi ci abbiamo corridori come Antonio Parinello, Lander, che sta ancora un po' in ritardo di condizione, che in finale possono dare la sua. Dimitri, oltre a te come direttore sportivo, ricordiamo anche gli altri due, che sono Alessandro Donati e Piero Perinoni, che più il patrone seguigio... è sempre lui, Gabriele Marchesani, sì, non cambia. Rimane sempre lui, cioè, gestiamo noi un po' l'attività. Siamo Pierluigi Trinoni, fa più attività di giovani Under 23, che sono maggior parte sono laziali, perciò stanno vicino a casa. Perfetto. Noi con Alessandro cerchiamo di dare il cambio alle gare. Grazie Dimitri, vedo piuttosto pensieroso, Maurizio, ti vedo. Sei rilassato. Ascoltavi con piacere. Dimitri, sì. Che cosa, quali riflessioni, quali analisi vuoi continuare a fare con i discorsi che hai appena sentito? No, che partendo dalle tre organizzazioni, sì, Giro d'Italia professionisti, Giro d'Italia dilettanti e Giro d'Italia donne, ci sono delle possibilità per portare alla ribalta questa regione, che ha veramente bisogno di una rinascita sia da un punto di vista turistico che commerciale. Io mi auguro che queste tre manifestazioni diano quella giusta considerazione che questa regione merita. Quando ti posso dire che già da quest'estate Davide me ne aveva parlato, io poi ne avevo parlato anche col Presidente di questa possibilità di fare questo finale in Abruzzo, la Regione si è messa a disposizione, mi dispiace solo, e il Presidente lo sa, che la penultima tappa, che è la Francavilla Casa d'Incontrada, che doveva anche salire dal versante pescatese di Letto Manoppello su a Passo Lanciano, non è stata possibile effettuarlo questo passaggio, perché purtroppo la discesa da Passo Lanciano a Pretoro è impercorribile. Poi considerate che c'è anche un divieto alle biciclette, che in quel caso poteva anche essere ovviato perché trattasi di gara, però la strada non permette assolutamente una discesa in bicicletta, e praticamente si farà un circuito attorno a Casale Incontrada. Il giorno dopo ci sarà una bellissima tappa che concluderà... Qui parliamo del 14 e del 15 di giugno. Il 14 sarà la Francavilla Casale Incontrada, il 15 sarà la Francavilla Campo Imperatore. L'Aquila Campo Imperatore. Sì, e anche questa sicuramente sarà questa la tappa decisiva, perché oltre alla lunghezza c'è la durezza della salita finale. C'è la cima Pantani di questo giro, sì, lì, perché no? Là è posizionata proprio sul Campo Imperatore. Che si è saliti lassù vinse Pantani con una mirabolante azione, io ero come sempre lì a guardare, mi ricordo che ero andato in bicicletta con un gruppo di amici da Chieti. Poi ci sarà, come il Presidente ha annunciato, il 5 di luglio questa bellissima tappa del Giro d'Italia, che la dobbiamo principalmente a Marta Bastianelli e alla famiglia dei padri, che si sono impegnati per portare questo evento in Abruzzo, e poi aprirà le danze la tappa del 14 maggio sull'arrivo Mamma Rosa Blockhaus. Molti hanno detto che Blockhaus è una denominazione impropria dove arriva la tappa, perché effettivamente il blockhouse vero e proprio è alla fine della strada, però
non essendo percorribile per motivi burocratici, noi chiameremo Mamma Rosa Blockhouse, anche perché dopo dal 73, che è stata l'unica volta che il Giro d'Italia è salito su quel versante, la tappa Alba Adriatica Lanciano, che vinse Merckx. E poi nel 91 c'è stata una seconda volta, però in senso inverso, nel senso che la Giro d'Italia è sceso da questo versante per far tappa a Sulmona, dove vinse Franco Vona. Noi ci mettiamo l'impegno e questo è quanto per il momento. Per il momento grazie anche a te, Maurizio. Poi con te parlerò anche ovviamente della Nippo Vinifantini, perché anche voi avete iniziato sia in Italia che all'estero. Sì, tu sei reduce tra l'altro proprio dal Dubai, poi vedremo anche delle immagini. Una precisazione, torno dal presidente Marrone, perché la tappa del Girodonne a cui faceva riferimento sia Formichetti che anche prima hai fatto riferimento, si correrà il 5 luglio e sarà Roseto, un circuito. E nell'entroterra di Roseto, un circuito non molto impegnativo, sarà una tappa diciamo interlocutore, però sicuramente una bella tappa perché sarà sulla collocata proprio nel mezzo, perché il Girodonne partirà il 30 di giugno per concludersi dopo 10 frazioni il 9 di luglio in Campania. E quindi insomma anche qui è una bella cosa che tornano tutti e tre questi grandi appuntamenti. Poi ci sono anche tanti altri appuntamenti. Io tengo a sottolineare il 21 di maggio a Silvi avremo la Coppa Italia giovanile di mountain bike, dove ci saranno tutti i più forti esordienti allievi d'Italia con le loro rappresentative regionali. Quello anche sarà un momento importante di ciclismo in Abruzzo, sicuramente. A Pineto, perfetto. Silvi, è una Coppa Italia giovanile, prova unica, sì, quindi esatto. Sarà molto importante. Allora, visto che stiamo parlando di giovani, arricchiamo anche un po' la discussione con voi. Volevo proporvi un servizio con un'intervista a Umberto Di Giuseppe, chi meglio di lui conosce in qualche modo i giovani. Anche quest'anno, per la 43esima volta, sono 43 anni che completa questo team, il team dell'Aran. Vediamo in questo servizio l'intervista realizzata proprio con Umberto Di Giuseppe, che parla anche delle cose che sono state già dette qui dai nostri ospiti. È iniziata in Toscana la stagione numero 43 dell'Aran Cucine del mitico Umberto Di Giuseppe. Le immagini che vedete si riferiscono alla 30esima edizione della Firenze-Empoli, corsa in cui il team si è subito messo in evidenza con il quinto posto conquistato da Fabrizio Titi. Senza dimenticare poi il terzo dell'abruzzese Emanuele Onesti, lo scorso anno corridore Aran passato all'Opla Firenze. Per sapere come si presenta la stagione e anche conoscere le novità 2017, sentiamo il patron che inizia dall'attività su pista, quest'anno ancora più potenziata. Ci abbiamo i due fratelli del Rosario, che sono due ragazzi molto validi, poi abbiamo uno che è un elite, un preparatore, ci abbiamo il direttore sportivo che è un ex pistardo come De Panfis. E poi abbiamo Paglialunga che di Pesaro, che sono degli ottimi ragazzi. Quest'anno hanno vinto la medaglia d'argento ai campionati italiani della velocità olimpica. Il CONI vuole che la pista deve ritornare su e noi ci mettiamo a loro disposizione per vedere un po' se riusciamo a fare dei bei risultati. Quest'anno siamo stati anche in Svizzera, abbiamo fatto un'attività abbastanza alta e sì, costa un po' di spese, però vedo che ci dà soddisfazione. Su strada invece quali le novità? Ma le novità sono sempre quelle. Ci abbiamo un po' di giovani che non si sa se riescono a fermarsi oppure no, però ho due o tre ragazzi come Titi, capo di casa, e poi abbiamo preso un ex junior, ne abbiamo preso tre veramente. E Michini, che è una promessa, però è uno scalatore, però è sempre un primo anno. Poi abbiamo preso Bafile, abbiamo preso Di Giovanni come tre dei primi anni e speriamo di fare delle belle figure. Poi ci sono gli under dell'anno scorso come Titi, capo di casa, Cianci, e praticamente sono ragazzi molto, molto validi. Poi ho preso un ragazzo veneto e ritorno l'australiano Matt, e praticamente dovremmo fare la nostra bella figura, poi come viene.
Altra bella novità, stavolta a livello organizzativo, come già noto agli appassionati, tornerà in Abruzzo il Giro d'Italia con la tappa del Blockhouse, ma c'è di più. Quest'anno, infatti, la nostra regione ospiterà il Giro Under 23 con due tappe, tra l'altro le ultime delle sette in programma, e una tappa del Giro Donne, ancora di Giuseppe. Sì, infatti quest'anno fa due tappe del Giro Under, e più fa la tappa del Blockhouse, come tutti sappiamo, e più fa anche una tappa del Giro delle Donne, che fra i quali mi sono impegnato per il soggiorno lì all'Amico Rivolta. Però quello che mi dispiace è che la Fantina non fa il Giro d'Italia. E noi, per me, gli italiani sbagliano, la RCS sbaglia, perché indubbiamente sono giri da Pro Tour, però in Francia le prime squadre che ha preso sono delle squadre professionali di tutti francesi. E noi, se tu ricordi bene, quattro anni fa l'Acqua e Sapone è uscito fuori dal ciclismo proprio perché all'ultimo momento, per la delusione, no? All'ultimo momento non fa il Giro d'Italia, e indubbiamente c'è questi regolamenti Pro Tour, però se c'è la possibilità di inserire quattro squadre professionali, bisogna inserirle, perché sennò il ciclismo muore. Poi come organizzazione questi qua si sono impegnati per fare delle bellissime manifestazioni come Giro d'Italia, penso che ci sia anche l'impegno da parte della Fantini, e adesso non fa Giro d'Italia, dispiace, insomma, questo. Umberto Di Giuseppe che è tornato su questa esclusione, ne sono state dette già abbastanza di cose sull'esclusione, abbiamo proposto una lunga intervista con Valentino Sciotti, insomma, così volevo tornare da te. Maurizio, vuoi dire anche tu brevissimamente qualcosa su questa esclusione? Chiaramente è una delusione per tutti, no? Per tutto il movimento. È normale che, avendo vissuto tutto il periodo pre e diciamo esclusione e dopo esclusione, io comunque sono stato coinvolto doppiamente in quanto mi ritengo un dirigente della Vini Fantini Poderosa, e nello stesso tempo rappresento in questo momento la RCS qua in Abruzzo, e vi posso garantire che per me non è stato un bel momento, perché l'amarezza dell'esclusione per me è stata tanta, perché nonostante alcune particolarità e alcune situazioni, tutti quanti credevamo che, essendo il giro dei 100 anni, la RCS avesse avuto un pochino... premiasse anche un po' le formazioni italiane. Nello stesso tempo sono deluso, perché ho subito, così fra virgolette, degli attacchi sul fatto di questa organizzazione della tappa, dove ho letto anche delle sciocchezze su Facebook: annulliamo la tappa, annulla la tappa, fatti valere, caccia fuori gli attributi, una serie vabbè, di queste poi sono cose che sui social circola di tutto, perché molte volte, sai, si parla senza sapere realmente quello che è. E qui c'è anche la federazione, c'è Mauro Marrone, che in qualche modo siete anche stati tirati dentro voi, anche la federazione, soprattutto di Rocco, il presidente, che è stato per la quarta volta rieletto, lo diciamo, proprio qualche tempo fa. Sì, sicuramente, io sono d'accordo con Maurizio, è una pagina, non è una pagina positiva, perché a prescindere adesso Giro 100 e quant'altro, però sicuramente le squadre italiane devono essere premiate. Però non dobbiamo dimenticare che RCS fa il Giro d'Italia ed è un'operazione commerciale, quindi ha un bilancio da tenere presente e avrà fatto le sue valutazioni. Non saremo d'accordo, ma voglio dire, per esempio, possono essere d'accordo con le operazioni commerciali che quindi fa la FIA, che è una valutazione tecnica, è una valutazione commerciale su cui noi possiamo essere contrari, certo. Però siamo contrari, io mi ritengo tifoso della Vini Fantini, certo. A parte essere presidente, quindi sono dispiaciuto, certo. Perché io al Giro d'Italia tifavo per i ragazzi della Vini Fantini, quindi per me sicuramente sarà un motivo di meno seguire il Giro, poi lo seguirò. Però dobbiamo fare i conti anche con questo. Del resto, io il mio primo Giro d'Italia come ciclista l'ho fatto nel 2005, l'ultimo nel 2011, e in quei 6 anni ho visto che purtroppo anche il Giro d'Italia risente di alcune problematiche economiche del paese, quindi hanno un pochino stretto, certo, i cordoni della borsa. Evidentemente questo problema esiste ancora e bisogna fare conti con i bilanci.
Perfetto, ricordiamo soltanto che il Giro d'Italia partirà con le prime tre tappe dalla Sardegna, quindi è stata fatta una scelta esclusivamente italiana quest'anno proprio per il centenario, no? In vista di questa, di questo, sì, traguardo a tre cifre. Toccherà quasi, saranno, e dovrebbe toccare tutte, esatto, tutte, eccetto, le regioni. Mi sembra la Toscana non verrà toccata e qualche altra. E le Marche pure non verranno toccate perché da vogliamo due regioni importanti, il giorno dopo la dell'arrivo del bloccato ci sarà riposo e poi ci sarà una cronometra a Foligno. No, volevo concludere un attimo con il discorso del Giro d'Italia. È normale che tutti quanti ci aspettavamo che questa organizzazione di tappa potesse, certo, dare un viatico positivo nei confronti della squadra. Così non è stato e io più di questo non posso dire. Il problema è stato l'avvento di Urbano Cairo, perché l'avvento di Urbano Cairo, nel momento in cui gli sono stati presentati i bilanci, ha fatto una valutazione tecnica: perché il Tour de France fattura 10 e il Giro d'Italia fattura 3? E ha domandato ai suoi manager di fatturare almeno 5. È normale che con la carestia di sponsorizzazioni in Italia hanno agito a livello internazionale. È normale che un discorso del genere può essere valido e giusto per l'azienda RCS, può essere meno valido, sicuramente non valido, per gli sportivi e per la Nippo Fantini. Questa è la sommatoria, certo. Però adesso il dato è tratto, e non possiamo fare più non nulla. Non si può fare più nulla, insomma, si è anche ventilata l'ipotesi di tentativi, però tentativi anche di diminuire il numero dei corridori e aumentare quello delle squadre. Ma oltre a quello sono stati anche tentativi di far sì che si potesse reintegrare la squadra, perché onestamente a livello di management, a livello di titoli, a livello di organizzazione aveva tutte le carte in regola, più secondo me a pari della Bardiani, che comunque è stata invitata perché ha vinto la Coppa Italia, sicuramente ha meriti maggiori delle altre squadre invitate. Prima di tornare da Dimitri, a beneficio sempre dei telespettatori, ricordo che potete, se lo vorrete, scriverci a quell'indirizzo che vedete in sovrimpressione, indirizzo di posta elettronica bellopedalare@rete8.it. risponderemo anche nel corso della prossima puntata, potete scrivere anche nei prossimi giorni e potete anche interagire con il nostro profilo Facebook Rete 8 Sport. Dimitri, dicevamo che oltre che in Italia avete iniziato anche la vostra stagione all'estero, in particolare in Francia con un paio di corse. Tra poco vedremo anche delle immagini, delle fotografie che siamo riusciti ad avere. E lì, insomma, anche qui tanti giovani che si sono messi in mostra, anche di altre formazioni europee, no? Sì, sì. Oltre alla vostra. Le due corse a tappe brevi in Francia, Tour Haute-Var e la Provence, con le squadre Pro Tour francesi, BMC, tutti anti-professional che ci stanno nel mondo, livello alto, cioè noi siamo cercato di fare nostra bella figura sempre con le fughe, con qualcosa così per mettere in evidenza, ma più per i ragazzi che loro devono capire magari qualità delle corse importante, che se vogliono fare un salto di qualità a provare una squadra grande, queste sono le gare da farsi vedere, da fare come sono fatti come la squadra. Sono andati, al di là sfortuna che sono caduti in tre i corridori nostri, sono andati forti i giovani, cioè Matteo Rodondi, che è il terzo anno che sta con noi, fino all'ultima tappa è stato il secondo tra i giovani, dopo l'ultima tappa ha perso un po', ha fatto il quinto la classifica giovane, però con tutte le squadre altre di alto livello, di squadre Pro Tour, è una soddisfazione. Altri, Mirko Iafrati, che ha finito pure tutti i due corsi, il ragazzo di primo anno, che l'anno scorso era juniores. Un altro, Rossano Maudi, pure è finito la Provenza. Insomma, la filosofia della GM Europovini è sempre quella di In generale, come vedo io, la Continental deve essere la squadra per giovani, o magari rilancio per qualcuno che c'è un po' più età, magari che si è perso nelle categorie più alte, che tornare a livelli alti. Ecco, prima hai detto, non abbiamo il Pippo Fortin dell'anno scorso, e quest'anno comunque i galloni, i gradi di capitano, chi è che li porta? Ma da ultimi corsi che abbiamo fatto, questi qui i primi, cioè sostanzialmente in gare a tappe, gare dure, Marco Cizze, che riesce a tenere il passo dei migliori, rimane con i primi 10 corridori, non è facile. Sulla strada, sul campo, diciamo. Sì, no? Abbiamo visto giustamente tanti corridori che conosci ma non conosci, cioè abbiamo visto chi veramente ce l'ha i numeri da tenere occhio anche per le gare a tappe, per le classifiche finali.
è un ragazzo molto valido. Poi abbiamo Parinello che alle corse brevi pure vince, i nostri pure, abruzzesi è rimasto Antonio Di Sante che cresce pure, ha fatto male queste gare, però più dai giovani che devono fare le esperienze, capire come il mondo di professionisti e farli bene queste. Poi parleremo ancora, sicuramente avrete già stilato un vostro calendario della GM Europa Ovine e tutte le varie gare a cui prenderete parte. La prossima, per esempio, quale sarà? Prossimo Gran Premio Industria e Commercio all'Arciano. Sì, siamo domenica presenti là. Quest'anno per fortuna siamo stati invitati, che gli ultimi due anni la Continental è stati esclusi da questa. Quindi anche cosa. Una bella cosa, no? Sì, una sì, sempre la gara di, ci sono tante squadre grosse, grandi di ciclismo. Un'altra vetrina nostra per mentre sabato vedere. Ci saranno le strade bianche, eh? Sì, Maurizio. Parecchie squadre che correranno sabato anche i World Tour saranno presenti a Arciano, ci sarà anche la nazionale di Davide Cassani, capitanata da Eros Capecchi. Tutti giovani anche lì, no? Adesso stanno sì, sta provando. Sono Capecchi e qualche altro professionista, poi la maggior parte dei partecipanti sono dei giovani dilettanti di alto spessore, di sicuro futuro. Questa strada bianca da quest'anno è diventata una corsa World Tour, vuol dire che sta prendendo corpo e speriamo che la Nippo Vini Fantini De Rosa possa mettersi in evidenza. Prima, mentre parlavano sia il presidente che Dimitri, scorrevano delle immagini, facevo una riflessione importante. 20 anni fa, 15 anni fa, la prima corsa che si correva nel calendario italiano, ma anche internazionale, oltre al Giro del Mediterraneo, che si correva in Francia e che quest'anno non verrà disputato, era il Trofeo La Guaglia. Poi praticamente si trasportava il tutto alla Tirreno Adriatico, alla Parigi-Nizza e alla Milano-Sanremo. Adesso si corre da gennaio, si è corsi in Australia e in Argentina. In Australia ci sono state due corse a tappe. Si è tornati in Italia, c'è stato Donoratico e La Guaglia. Contemporaneamente sono iniziati i giri di Dubai, poi è saltato anche in Malesia? Sì, adesso ci arrivo, il Qatar è saltato, poi si è fatto Oman e Abu Dhabi che si è concluso domenica. E contemporaneamente alla Abu Dhabi Tour si correva nel Giro di Malesia, ha vinto un sudafricano della dimensione data e parallelamente si correva in Francia queste corse, poi si è corso anche il Giro d'Andalusia che ha vinto Valverde e il Giro di Algarve in Portogallo. Questo fa capire la globalizzazione di questo sport che da un lato dà un grosso spessore, un grosso dall'altro lato è dispendioso perché mantenere una struttura di 60-70 uomini in giro per il mondo diventa difficile, tant'è che leggevo qualche giorno fa un'intervista a Lefebvre che è il capo supremo della Quick Step che se entro aprile non riesce a trovare o a chiudere una sponsorizzazione o con la stessa Quick Step o con altri sponsor, la squadra è a rischio per il prossimo anno. Vorrà dire che ci sono tantissimi corridori in questa squadra che potrebbero trovarsi liberi da un momento all'altro. Io volevo fare una domanda, magari la giro al presidente Marrone. Formichetti parla di corse, Dubai, Oman e anche Malesia, però poi corridori di queste nazioni in effetti non ci sono. Non è che tutte queste corse si fanno soltanto per divertimento, tra virgolette, dei vari emiri? Beh, non è per divertimento. Sicuramente anche il ciclismo, per esempio in Africa, nel Nord Africa, abbiamo corridori che corrono. Sì, quindi è lì è da parecchio tempo che si fanno gare a tappe, perché il giro di Tunisia, di Marocco, sono gare ormai d'Egitto, anche nel Mali, Burkina Faso. Però le grandi squadre vanno... No, ma per dire, il ciclismo africano lentamente sta crescendo e adesso abbiamo corridori che di un certo spessore. Certo, quelle sono nazioni che sono allo zero nel ciclismo, per venire fuori ci vorrà tempo, però dobbiamo dare spazio anche a loro. Come diceva Maurizio, la globalizzazione. Ancora qualche anno fa, a febbraio, si correva il giro della provincia di Reggio, il giro di Sardegna. Poi purtroppo è il mercato che fa la differenza. Torniamo al discorso del Giro d'Italia. Viviamo in un'era in cui sono i soldi che spesso decidono certe cose. E la globalizzazione del ciclismo, dove c'è interesse economico, porta a correre queste gare. Vero, non c'è tanto pubblico, però non c'è nemmeno poco. Quindi, ripeto, è un investimento per il futuro, perché come diceva anche Maurizio, la Quick Step, stiamo parlando di una squadra che da 20 anni, 30 anni nel mondo, forse la squadra, ricordo che con altri nomi faceva prima, seconda e terza la Roubaix,
quindi è una squadra che ha vinto tantissimo, però adesso è in difficoltà. Quindi ben vengano eventuali sponsor da queste zone, perché salvano. Vediamo le squadre, la ex Lampremerida. Ma corridori prima o dopo arriveranno anche dei corridori. Certo, da però ci vuole tempo, ci vuole perché tempo. Che una tradizione ciclistica alla fine in poco tempo. Il problema è questo, che ci sono due squadre World Tour che sono di quella zona, la Bahrain Merida che sponsorizza e paga i corridori, la maggior parte sono anche italiani, anche se il progetto è sloveno. E poi c'è la Abu Dhabi, la squadra di Saronni, che è una squadra a tutti gli effetti araba, perché poi aveva anche un secondo sponsor che è la Fly Emirates, che è stata proprio presentata in occasione della Abu Dhabi Tour, e di conseguenza il problema è questo, che gli investimenti riescono ancora a farli loro. In Italia è difficile trovare un imprenditore importante che possa sponsorizzare una squadra World Tour. È successo con Segafredo. Io mi auguro che il buon Valentino con la Vini Fantini possa sopportare e supportare una squadra World Tour, o in proprio o allargando un attimo con l'aiuto di qualche altro. Certo, però considera che una squadra World Tour si parte minimo da un minimo base di 15 milioni di euro, dai 15 ai 25. Poi ci sono squadre come l'Astana, che è una squadra di Stato, la Française des Jeux, che è una squadra di Stato perché è sponsorizzata dalla lotteria francese, la Lotto Jumbo, che è una squadra olandese sponsorizzata statale, la Lotto Soudal, che è una squadra statale belga. Insomma, il problema è questo. C'era, per esempio, fino all'anno scorso c'era una squadra svizzera che, nonostante il presidente fosse una persona facoltosa, è stato costretto ad abbandonare perché da solo non riusciva più a sostenere i costi, e di conseguenza come succede nel calcio, nella pallacanestro, nella pallavolo, in qualsiasi altro sport, sono i soldi che fanno la differenza. Più riesci ad investire, più ottieni i successi, meno riesci a investire e i successi fanno fatica ad arrivare. Marrone, torniamo in Abruzzo, perché questi magari sono discorsi interessantissimi. Il discorso di Maurizio, giusti, ripeto, interessanti, se lo portiamo negli altri sport, vediamo nel calcio, esatto. Le maggiori squadre italiane, la Roma, l'Inter, il Milan, sembrerebbe che sta diventando cinese, esatto. Non si capisce, il Bologna, si capisce bene. Il Bologna, quindi voglio dire, ma anche negli altri sport è così, certo, se noi lo vediamo dal punto di vista degli italiani, ricordiamo il tempo in cui, come diceva Maurizio, i grandi campioni stavano in Italia tutta la stagione a correre, era bello, però fa parte del progresso. Tornando in Abruzzo, prima accennavi a questo calendario sia su strada che anche quello sulla mountain bike, ad esempio, molto, molto fitto. La mountain bike normalmente cominciavamo ad aprile, quest'anno esatto. Avete cominciato marzo, prima? Nel mese di marzo, sì, per riuscire il 12 ci sarà la prima corsa. Abbiamo il 12 di marzo la prima a Torre Vecchia della Tina, organizzazione Natura Abruzzo Pro Bike, poi avremo il 19 un'altra gara Colonia. A Colonia Paese del Tingo Fast, il 26 andremo a Scerni, una gara ormai classica della Vastese Racing. Quindi, mentre l'apertura su strada con una gara il 9 aprile per l'organizzazione della Desi Cycling a Miglianico, che tra l'altro fa parte di una manifestazione in due prove. Adesi, che Paolo Adesi, che è anche un abile organizzatore di corse. Pier Paolo Adesi, oltre ad essere un grandissimo atleta, certo, paralimpico, è una persona che si sta impegnando per il ciclismo, esatto, giovanile in Abruzzo in maniera incredibile, ad averne come lui. E tra l'altro lui ha portato, continua a portare in Abruzzo la nazionale in qualche modo paralimpica, esatto, no? Sì, è stata già, più di una volta già sono stati in Abruzzo, già a Pineto, e adesso saranno a Francavilla a fine marzo. Quindi, infatti, il primo di aprile, non è uno scherzo, avremo l'apertura del calendario giovanissimi a Francavilla, proprio sempre organizzazione a Desi Cycling sul circuito quello classico di Francavilla. Ho visto che stiamo parlando proprio di questo settore particolare del paraciclismo, abbiamo un altro contributo da farvi vedere, l'intervista realizzata con Luca Pizzi che ci parla di un progetto, il progetto si chiama Maniga Paracycling. Sentiamo proprio questa intervista che ci ha rilasciato qualche giorno fa Luca Pizzi. Maniga Paracycling è il nome di un nuovo progetto sportivo. Di cosa si tratta? Ne parla il presidente atleta Luca Pizzi. Ma è un'associazione che è già nata nel 2010, quest'anno però l'abbiamo fondata per i diversamente abili, dato sì che io sono stato quasi un decennio
con i disabili, ho partecipato a tanti mondiali e a una Paralimpiade come guida tandem, quindi insomma conosco bene l'ambiente. Ho deciso insieme insomma con altre persone di fondare questo gruppo per dare la possibilità a tutte le persone insomma che non sono state fortunate nella vita avere una possibilità in più di trasmetterlo insomma con lo sport, cercare insomma di dare una possibilità a questi ragazzi che hanno voglia insomma di rifarsi e di rimettersi in gioco insomma nello sport, in questo caso nel ciclismo. Quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati? L'obiettivo, insomma il sogno più che un obiettivo, è cercare di portare almeno un nostro atleta alle Paralimpiadi di Tokyo nel 2020. Insomma ripeto, adesso è un sogno, però insomma ci stiamo lavorando, abbiamo ragazzi giovani che hanno tanta volontà di fare e che secondo me hanno anche delle buone possibilità. Poi chiaramente noi saremo al loro fianco, gli daremo una mano e chiaramente anche loro dovranno fare la loro parte. Quante persone ci sono dietro questo progetto e qual è l'organizzazione? Dietro questo progetto ci sono diverse persone che insieme a me hanno sposato questa idea. In primis il dottor Dannibale, che è il nostro fisiatra che segue questi atleti, e poi c'è l'osteopata fisioterapista, il dottor Dell'Agnola, e poi ci sono chiaramente altri fisioterapisti, massaggiatori, ci abbiamo anche un nutrizionista, e poi ci sono io insomma che faccio anche da preparatore atletico, e poi ci sono gli atleti. Per adesso siamo 6 atleti, sono 5 abruzzesi e uno è lombardo, e insomma vediamo di fare un bel gruppo, di iniziare con l'attività ciclistica agonistica già nelle prime gare al mese di aprile. E questo era Luca Pizzi. C'è da dire una cosa importante che si lega benissimo con questo servizio. Sì, c'eravamo dimenticati, mi ero dimenticato che nel 2017 avremo un quarto giro, perché sarà anche il Giro d'Italia End Bike, che si correrà il 16 luglio a Roccararo. Farà tappa in Abruzzo, quindi saranno 4 i giri d'Italia che approderanno, un record in qualche modo. Significa che a prescindere da qualsiasi discorso, l'Abruzzo, grazie all'impegno di tanti, qualcuno di più, qualcuno di meno, riconosciamo i meriti del buon Maurizio, e l'Abruzzo riesce, ma anche delle amministrazioni, anche della regione stessa si è mossa, le amministrazioni, quindi c'è tutta una sinergia, una collaborazione che ha fatto sì che quest'anno l'Abruzzo abbia tutti questi importantissimi eventi di ciclismo. Dimitri, torniamo al tuo team, dicevamo dei prossimi impegni, quello più imminente lo abbiamo già detto, l'Arciano. Sì, dopo il 9-12 andiamo a un'altra gara a tappe di 4 giorni in Croazia, Istrian Trophy. Torniamoci a Coppia Bartoli, che per noi la squadra italiana è importante, che è una di poche gare a tappe che possiamo partecipare. Dopo ci abbiamo un blocco. Quante di gare. Tappe sono? Quattro tappe. Dopo ci abbiamo 4-5 corse in Danimarca, in gara di un giorno, però sono una di categorie alte. Dopo ci abbiamo tanti altri. Gli impegni corse non mancano sicuramente. Sì, no? Sempre. L'impegno di questi ragazzi. Vi seguono con sì, sì, ragazzi, sì, sì, quelli che passione e con trasporto. Sì, ci danno da fare. Anche da sottolineare un'altra fuga che abbiamo fatto pure con Adriano Broggi in quelle gare a Tour della Provenza, tutto il giorno in fuga, la seconda tappa, ci ha preso pure le maglie al traguardo dei volanti, sono stato bravo di centrarsi nella fuga della giornata, cioè, mettere in evidenza pure in Francia. Ovviamente la crescita è la vostra priorità di questi ragazzi, però anche qualche risultato, insomma, sì, ci aspettiamo. Vi aspettate qualche risultato, qualche ormai podio risultato, quantomeno? Sì, sì, non aspettiamo risultati da tutti quanti. C'è un po' il anche tempo. È difficile perché la concorrenza è agguerritissima. Sì, no? Sì, anche ma adesso il livello alto, anche se vai a fare le gare minori, c'è un livello alto. Cioè, tutti vogliono vincere, si parte in 200, c'è cioè, tutti i corridori che vanno avanti, cercano di vincere le tappe, le gare, cioè, qualsiasi risultato è bene, cioè, cerchiamo di vincere, sì, magari anche qualche gara tappa breve che ci abbiamo i mezzi da fare. Maurizio, Nippo Vinifantini, la vostra squadra, il team anche in questo caso si è rinnovato, e quanto si è rinnovato? Il team si è rinnovato tanto, perché pur confermando, ha confermato
diciamo per certi versi l'ossatura degli anni precedenti. C'è stato un cambio di corridori giapponesi, ci sono state delle uscite giapponesi, delle entrate giapponesi, poi abbiamo... È rimasto Cunego, abbiamo preso un corridore che a me piace tantissimo, che si chiama Marco Canola, che purtroppo a Abu Dhabi nell'ultima tappa, una tappa flagellata dalla pioggia, mi dicevano che là non pioveva da 30 anni, e sono arrivato io e un diluvio universale. È il vostro talento emergente, possiamo definirlo così? Beh, considera che ho 27 anni, l'emergente secondo me è Bagioli o Bagioli, a seconda di come lo si vuole chiamare, che è un ragazzo veramente che ha dei numeri favolosi. Poi c'è un veterano di lungo corso che è Alan Marangoni, che fino all'anno scorso correva con la Cannondale Trapac nel World Tour. Poi è arrivato Ivan Santaromita, che dopo un periodo di BMC l'anno scorso è stato campione d'Italia, passato. Due anni fa è stato campione d'Italia. Anni fa. I primi due anni, diciamo, prima del biennio di Nibali, lui era il campione d'Italia, correva con la BMC, poi ha avuto un anno così sabbatico con la squadra di Dubai, quest'anno è tornato a correre in una squadra importante come la Vini Fantini. Poi c'è l'ossatura dell'anno scorso con un Grosu che tutti quanti ci aspettiamo che possa esplodere, perché ha i numeri e le qualità, sa andare in bicicletta, è uno che non ha coscienza, nel senso che si butta nelle volate senza pensarci due volte. Poi io ho un debole per Iuri Filosi, però questo corridore tecnicamente e fisicamente esplosivo non riesce a esprimere le sue potenzialità per un fatto mentale, nel senso che è troppo un attimo pensieroso e pensoso. E poi avete questo colombiano, Redondo, possiamo dire che è il capitano aggiunto? Sì, è il capitano aggiunto, così è stato considerato. Ti posso dire che a Redondo negli ultimi due anni, Trek, dopo l'esplode del 14, quando ha vinto una tappa al giro e poi ha vinto la maglia azzurra, ha avuto due anni un po' di problemi fisici e quest'anno è tornato, si è allenato pochissimo, ti posso garantire che si è allenato pochissimo, ha fatto massimo 2-3 ore e questo giro di Abu Dhabi nella tappa di salita è andato forte, perché arrivare a 2 km dall'arrivo con il goto del ciclismo, ricordiamo che a Abu Dhabi c'era Contador, c'era Quintana, c'era Crosswick, c'era Nibali, c'era Aru, c'era Dumoulin, c'era Zakarin, insomma stiamo parlando del goto del ciclismo mondiale. Lui si è difeso bene e adesso niente, lo aspettiamo sabato, aspettiamo la squadra sabato all'Estate Bianca e poi da mercoledì fino a martedì prossimo la squadra principale, diciamo la più importante, correrà la Tirreno Adriatico. Un'altra parte sempre in preparazione starà in Belgio, correrà la tre giorni di Lapagna e altre corse in Belgio. Quanti corridori in totale? 18, 18. Mentre siamo. I corridori della GM, Dimitri? Siamo 16. Sì, 16. Quindi e poi sì, su per giù anche noi, l'anno scorso eravamo 17, quest'anno siamo arrivati a 18 perché ci sono stati degli ingressi in più dei giapponesi. Poi arriveremo il 19 di marzo alla Milano-Sanremo e da lì ci sarà, come diceva prima Dimitri, insieme a loro la squadra correrà alla Coppa e Barti. Io mi auguro che in questo periodo ci possa essere un invito come l'anno scorso all'Amstel Gold Race, anche perché il Giro dei Fiandre o Parigi-Roubaix già sono state diramate alle formazioni. C'è sempre in ballo una Ligi-Bastogliesi che tranquillamente questa squadra potrebbe correre, e ricordo che Cunego in questa corsa fece un terzo posto, questo per far capire il valore di questo corridore che negli ultimi anni è stato bersagliato dalla sfortuna, praticamente ha rotto nel giro di due anni e mezzo la stessa spalla e rientrerà, ci auguriamo tutti, per il giro di Giappone. Queste sono le immagini di una frazione in sì, Dubai, ecco, la sabbia del deserto. Più ti sei divertito perché tu sei stato qualche giorno lì a vedere. Sì, è stata una faticaccia perché praticamente sono stato due giorni e mezzo ad Abu Dhabi, ho fatto un viaggio di un giorno e poi un viaggio di notte, però è stato bello perché vivi un'esperienza fantastica, soprattutto perché ho vissuto il vero ciclismo, perché tutti i corridori erano concentrati in un unico albergo, che è il Viceroy, che praticamente è un albergo che sta all'interno dell'autodromo. Quindi quante persone in questo albergo? Beh, considera perché che erano 170 corridori più tutto il personale, diciamo meccanici, un 300 persone erano lì allocate
in questo albergo. E, niente, vivere, mangiare, pranzare, vivere con questi corridoi per me che amo il ciclismo è stato non gratificante di più. Non aggiungo altro perché diciamo l'emozione di parlare con Quintana, di scambiare due parole con Contador, di stringere la mano a Nibali che è sempre un po' retratto quando lui è sempre molto fuso. Ho avuto il piacere di stare con un abruzzese verace che è Dario Cataldo e sono stato più volte da lui. A proposito di Nibali, Antonio invece Antonio è con la Budapest e con la Bahrain Merida insieme al fratello sta andando veramente bene. Perfetto. Sono contento perché Antonio è un bravo ragazzo, veramente un bravo ragazzo, solare, aperto, forse un pochino meno introverso del fratello. E vabbè, sono siciliani, no? In qualche modo siciliano è un po' introverso, sì, però, un pochino rispetto magari Antonio è un pochino più aperto, gioviale, che sì. Proprio per antonomasia è aperto. E niente, lui forse dovrebbe fra virgolette correre la Tirreno e so che è la prima riserva al Giro d'Italia. Io mi auguro che lui possa coronare questo sogno di correre insieme al fratello. Perfetto. Sarebbe anche una storia da raccontare. Beh, certamente sì. E abbiamo tante altre storie ancora da raccontare in questi ultimi 7-8 minuti. Ricominciamo con il presidente Mauro Marrone. Quale settore vogliamo andare a toccare adesso, Presidente? Beh, nel settore femminile è un evento importante perché proprio sabato scorso c'è stata la premiazione della Challenge Rosa, che è una manifestazione organizzata dai comitati di Emilia. A cui l'Abruzzo parteciperà, quindi? Sì, non partecipava, da quest'anno parteciperà. Proprio sabato abbiamo partecipato appunto a questa premiazione ed è stata confermata la nostra presenza. Partecipazione. Sono le squadre femminili delle donne esordienti Allieve Juniores, un circuito organizzato da Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e in Abruzzo abbiamo la squadra di abbiamo Federico. Il team di Federico che fa un'ottima attività, abbiamo anche altre ragazze e questo è un segnale che vogliamo dare sull'importanza che riveste per noi anche il ciclismo femminile. E poi a livello femminile abbiamo sempre la nostra Carmela Cipriani. Sì, che correrà forse anche squadra... qualche altra, adesso non ricordo il nome di qualche altra ciclista. Abruzzese dovrebbe esserci Carmela, poi ovviamente c'è Marta Bastianelli che ormai, avendo sposato un abruzzese, esatto, facendo ormai parte della famiglia dei padri, che è una famiglia che ha fatto tantissimo per il nostro ciclismo, ormai la consideriamo abruzzese. E tra l'altro Carmela che corre portacolori di una squadra toscana, adesso sì. Non ricordo il nome, però comunque corre con questa squadra, chissà se magari ce la ritroveremo in Abruzzo per il Giro d'Italia. L'anno scorso ha sfiorato con la vittoria, quindi speriamo, credo che parteciperà al Giro d'Italia. Ce l'auguriamo di cuore. Torno da Dimitri, abbiamo ancora qualche minuto, lo spendiamo un po' dividendolo tra i nostri ospiti. Come vogliamo concludere con la GM Europa Vini? Che cosa vi dice, cosa vi ha detto quest'anno? Vi ha fatto il consueto discorso di inizio anno Gabriele Marchesani? Sì, noi cerchiamo di portare avanti sempre questo progetto che abbiamo fatto. Maggior parte dei giovani che vediamo possibilità di correre, partecipare alle gare importanti, far crescere, spero qualche ciclista abruzzese che si può provare il team e dopo in futuro. A proposito di progetti e anche di sogni, Gabriele Marchesani lo aveva già detto che voleva portare questa squadra dalla categoria Continental a Professional. Non è stato ancora possibile, sarà possibile, ci sta ancora pensando, sì, voi che cosa sapete? Sì, sta pensando, sta parlando anche con una collaborazione con Vini Fantini, se ci sarà, se sarà, dopo vedono loro con Valentino Sciotti e con tutti i sponsor. Sì. Mi fa magari una squadra ancora con il cuore ancora più abruzzese. Sì, una squadra più solida, diciamo, anche per la livello professional, magari da dare un spunto in più per avere un po' una squadra più importante. Cioè, mi auguro. Quindi poi c'è questo progetto nella. Sì, c'è stato nella mente di Gabriele Marchesani. Tutte le porte aperte, cioè, e dopo vede lui il presidente come vuole fare meglio. Un'ultima cosa, dei nuovi arrivati, chi è quello che in questo momento di inizio stagione, siamo ancora agli inizi, ti sta colpendo favorevolmente di più? No, si parla sempre di questo Marco Tizzi che già conoscevamo che va forte, ma ogni anno che passa cresce sempre in più, il ragazzo si allena, si impegna, cioè non penso mai perso un giorno di allenamento, cioè dopo vede il sole si sposta là a regione dove sta il sole, cioè si impegna, c'è da fare, penso che ritroviamo e troviamo una bella soddisfazione con lui. Perfetto, grazie anche a te Dimitri. Maurizio, un paio di minuti poi magari l'ultimo
gli ultimi 30 secondi a testa e così siamo in chiusura per le 23. Che argomento vogliamo toccare? Bene o male li abbiamo toccati un po' tutti, perché questo è un format anche che è molto veloce, una trasmissione veloce. È un argomento personale, nel senso che non so quale sarà il mio futuro, se sarò ancora nel civismo o meno. Addirittura? Ma da quest'anno, al prossimo magari? Il prossimo anno, fino al 31 dicembre sarò qua, parlerò, valuterò, vedrò se è ancora il caso di stare ancora a essere dirigente. Ho dei progetti, dei pensieri che poi esternerò al management della Vignifantini, a Valentino in particolare. Poi, lo dico serenamente, ho raggiunto l'apice di interesse per un'organizzazione, sono riuscito nel mio sogno, quello di portare il Giro d'Italia sulla strada di Roccamorice, e penso di aver con quest'idea, con questo impegno riuscito, con la collaborazione degli enti locali, con la collaborazione della regione, con la collaborazione di tutti i comuni interessati, con il comune di Pretoro, con la dottoressa Sabrina, il sindaco di Pretoro che sta dando da fare, anche con il presidente Marrone, penso che è l'ultima organizzazione che farò personalmente. Però tu sai che nello sport e anche nella vita, una volta che si è raggiunto un obiettivo, si guarda già al prossimo. No, ma dopo questo, ti posso garantire che per il 2018 io ho presentato una formale richiesta per conto di un comune importante qua della Riviera Adriatica. Ho un documento importante, perché oltre ad essere una richiesta c'è anche allegata una determina di volontà, di impegno di spesa e ad ospitare l'arrivo. Dico, cioè, anche per il 2018 mi sono impegnato, però mi sono impegnato come tramite, invece questa volta mi sono impegnato oltre che da tramite con la regione, con i comuni, mi sono impegnato anche personalmente nel reperire fondi per pagare, se no è una parola brutta, per aiutare questo arrivo di tappa, che per me sarà favoloso. Ad Abu Dhabi parlavo un po' con Aro, ho parlato pure con Nibali. Nibali conosce la salita perché il fratello gli ha parlato spesso, anche perché essendo fidanzato con una ragazza di Roccamorice l'ha scalata parecchie volte. Aro mi ha chiesto se era possibile vederla questa tappa. Guarda, gli ho detto, al momento ci sono 3 metri e mezzo di neve, potrai vederla fino a un certo punto, però se vuoi vedere la parte conclusiva devi riscendere in bicicletta, prendere la macchina e salire dall'altro versante. Grazie a Maurizio Formichetti. Grazie a te. Che quindi dopo il muro di Guardia Greve, altro grande dopo il muro di Guardia Greve, grande idea, Tirreno Adriatico, adesso c'è il blockhouse e comunque la salita di Roccamorice. Gli ultimi 30 secondi li volevo far spendere al presidente Mauro Marrone. Presidente, rimanendo in tema giro, un'altra notizia importante è quella che noi parteciperemo come rappresentativa regionale con le nostre squadre dilettanti e Continental, quindi ci saranno anche spero ragazzi della GM, anzi c'è questo Matteo Rotondi che sicuramente potrà ben figurare al Giro Under 23, quindi sarà anche lì un momento importante perché i colori dell'Abruzzo saranno rappresentati. Perfetto, grazie agli ospiti di questa sera, prima puntata di Bello Pedalare, grazie a Max Paciglio in regia. Questa trasmissione tornerà mercoledì prossimo sempre alle ore 22. Risentirci e buona serata.